Abbiamo appreso in queste ore notizie di inaudita gravità. La prima, l'inasprimento delle sanzioni alla Russia che sfidano la pazienza di Putin. La seconda, l'approvazione di una legge liberticida che, stravolgendo definitivamente la Costituzione, instaura uno stato di polizia nel quale manca ormai solo la introduzione dei campi di concentramento e la pena di morte per i dissidenti. Le responsabilità della sepoltura della democrazia, che trova in Mattarella il suo più zelante becchino, sono in capo non al ceto politico, ma in capo a chi ha votato questo ceto politico, squalificato, sputtanato, corrotto, incapace, irresponsabile. Assistiamo alla caduta di ogni dignità, Draghi, un accattone che va chiedendo dappertutto un posto che nessuno gli vuol dare, a 80 anni potrebbe starsene finalmente a casa e liberarci della sua ingombrante presenza. Ascoltiamo le scempiaggini di Crosetto circa la sovranità. Siamo in sostanza in un regime di totale impotenza, mentre ho memoria delle affermazioni di principio della pescivendola di Stato. Sono italiana, sono cristiana, sono madre. No, Meloni, lei è anti-italiana. Lei non è cristiana, ma è una persona pericolosamente malvagia. Lei è madre solo da un punto di vista fisiologico, perché lei trascinerà anche sua figlia in quel baratro nel quale si accinge a gettare i nostri figli. E allora mi preme solo una comunicazione. Di questa legge, che nelle prossime ore dovrà essere approvata anche dal Senato con la complicità delle opposizioni, milioni di italiani come me se ne fottono. Noi continueremo senza alcuna remora a gridare verità, a gridare quanto fate schifo, quanto fate schifo.